Stanno facendo anche nelle radio molti conti per capire un po' veramente qual è il destino della Roma in ambito europeo, perché c'è addirittura un'ipotesi con le ultime partite ancora da giocare di classifica avulsa tra le squadre coinvolte nella lotta per andare in Champions e in Europa League, quindi veramente una cosa molto complicata. L'unica cosa sicura è che un campionato di Serie A con una partita che viene recuperata a giugno, quindi praticamente a campionato finito, rimane questa partita che viene recuperata, non è un campionato regolare, perché questa partita in sostanza viene giocata sapendo perfettamente già il resto della classifica, quindi le squadre in funzione dei rispettivi obiettivi si regoleranno. Ci potrebbe essere per esempio una squadra estremamente motivata, come potrebbe essere per esempio, ecco, l'Empoli nei confronti della Roma, e un'altra completamente demotivata. Empoli-Roma mi sembra appunto un caso chiaro, quindi completamente da bocciare questa trovata, la vorrei chiamare una trovata, di recuperare Fiorentina-Atalanta il 2 giugno. È una cosa folle, il 2 mi pare che sia, è una cosa completamente folle. Detto questo, volevo mettere a fuoco, sto cercando più che altro di capire, il curriculum del nuovo DS della Roma, Florent Disolfi, francese, perché io questo DS non ho la più pallida idea di chi sia, mentre perlomeno François Modestot, se non altro, aveva giocato in Serie A nel Cagliari un po' di partite, se non altro il campionato italiano l'aveva visto da vicino. Di Ghisolfi non sapevo proprio nulla e quindi vado a cercare di capire chi è questo quest'uomo, nato nel 1985, ex centrocampista, una modesta carriera terminata come calciatore nel 2014. Ha provato anche la carriera da allenatore fino al 2019, ha capito che era meglio dedicarsi ad altro. Dunque, come calciatore ha giocato dal 2004 al 2010 nel Bastia, o Bastia, con 94 presenze e 2 reti. Poi è passato dal 2010 fino al 2014 allo Stade Reims, una modesta squadra francese, 48 presenze e 1 rete, quindi sicuramente una carriera abbastanza modesta. Come allenatore ha giocato poi, tra l'altro, solo una decina d'anni, quindi mi viene anche da pensare che abbia avuto qualche infortunio. Come allenatore, sentite un po' che roba. Allora, dal 2014 al 2016 allena lo Stade Reims femminile, cioè la squadra femminile, che non ci sta niente di male, per carità, però insomma, no, sicuramente non è che hai accumulato questa grande esperienza. Allora, e poi nel 2016 diventa prima vice allenatore del maschile Stade Reims, ma poi passa, torna al calcio femminile col Paris Saint-Germain, dove fa il vice allenatore. Tra parentesi, non so se vi state rendendo conto che stiamo parlando del nuovo direttore sportivo della Roma, ecco, cioè la squadra che avrebbe nelle intenzioni di queste proprietà americane dovuto primeggiare in Europa, vincere le coppe e tutte queste cose qua. Poi nel 2017, non contento di tutte queste esperienze fatte, passa sempre come allenatore a Lorient come vice allenatore. Questa è la carriera da allenatore, quindi una carriera molto modesta come giocatore, una carriera molto modesta come allenatore. A questo punto giustamente pensa di cambiare mestiere e dal 2019 diventa direttore sportivo del Lens. In Serie B, il primo anno, il Lens viene promosso in Serie A francese, pensate un po' che successone. Quindi allena fino al 2022 e poi passa, vabbè,
Dopo un breve periodo di inattività, pare che abbia avuto buoni risultati. L'Entrin, che non è certamente una grande del calcio francese, passa sempre con qualità di direttore sportivo nel Nizza, raggiungendo con il Nizza un nono posto e poi un quinto posto che vale la qualificazione in Europa League. Questo è il curriculum. Ecco, il curriculum abbiamo imparato un po' tutti che quando vai a cercare lavoro è molto importante, perché è quello che effettivamente, se uno non ti conosce personalmente, viene valutato. Quindi io, come tifoso della Roma, che non ho la più pallida idea di chi sia questo Florent Guizzolfi, leggo cosa posso fare. Vado a cercare informazioni obiettive per cercare di capire questo qua chi è. E lettere, formazioni, le informazioni oggettive del suo curriculum, come tifoso della Roma, posso solo mettermi le mani nei capelli. Non avendo i capelli o avendone pochi, evito, ma nella sostanza cambia poco. Oh, poi, ultima notizia di oggi, secondo il Romanista, sapete che il Sassuolo, essendo retrocesso, era una squadra che aveva anche abbastanza aspirazioni di arrivare, diciamo, a metà classifica, inizio campionato. Poi non ci hanno capito più niente a un certo punto. Però è una squadra che probabilmente verrà saccheggiata, no? Perché ci sono dei giocatori che possono anche interessare. Sapete che un nome che può interessare, da un po' è seguito, se ne parla un po' in ambito calciomercato Roma, è quello di Armand Lorientais, che tra l'altro ci segnò anche dei gol, se non mi ricordo male. Lorientais, sicuramente c'è di meglio anche lì. E poi il nome che esce fuori oggi, sempre sul Romanista, che dovrebbe essere anche ben informato su un nome che potrebbe interessare la Roma del Sassuolo, come vice centravanti, come cambio, è quello di Andrea Pinamonti. Quindi pensate un po' se questi possono essere i nomi sui quali noi possiamo, diciamo, confidare in una stagione di riscatto. Queste sono le informazioni di oggi. Vedremo un po' nei prossimi giorni l'aria che tira, ma come vedete, insomma, mi sembra che è proprio tutto il mondo Roma che sta scivolando verso un'incredibile mediocrità.